scrivo una rivista che parla di ultras, ma non posso arrogarmi il diritto di parlare per loro. Come facciamo tutte le domeniche, posso al massimo raccontarne le azioni e cercare di interpretarne il pensiero. Spero di riuscirlo a farlo anche oggi. Ma cosa c'entrano Federico e la sua storia con il mondo degli ultras? Per capirlo si dovrebbe partire da lontano. Si potrebbe partire dall'assunto sociologico che lo stadio altro non è che uno spaccato della società di riferimento, uno specchio in cui essa si riflette. Talvolta deformante, come quelli del Luna Park, che sminuisce o esaspera certi difetti, ma che il più delle volte finisce per far paura per altri motivi a chi ci si specchia dentro, perché mostra fedelmente all'osservatore proprio quello che non vorrebbe vedere, proprio l'esatta immagine di se stesso. Abbiamo sentito tante volte l'opinione pubblica stigmatizzare il razzismo o la violenza allo stadio, che stracciandosi le vesti invitano a debellare invocando uno stato forte che poi il forte lo è solo con i deboli. Debellare con lo stesso razzismo e con la stessa violenza che nell'indifferenza generale caratterizzano ogni ambito della vita sociale, ogni disparità lavorativa, di classe o genere, di cui poi paradossalmente sono conniventi nel migliore dei casi, o peggio ancora colpevoli, quelle stesse istituzioni o persone che vanno pontificando con tutta la loro ipocrisia sull'immoralità di quei luoghi di perdizione che sarebbero gli stati. Una società sana affronterebbe e guarderebbe a tutti i problemi o presunti tali come suoi problemi. La società dello spettacolo e degli influencer prestati alla gestione delle cose pubbliche invece preferisce parlare alla pancia del paese, aizzare fantasmi per spaventare le masse e controllarle. Così il problema diventa un pretesto e decontestualizzandolo e circoscrivendolo si riesce abbastanza facilmente ad avere un capo espiatorio. La realtà però è un'altra, una realtà che per loro è solo una vaga ipotesi, una realtà che non si sforzano di conoscere o capire, restando così incapaci di fare distinzioni poetiche, come avrebbe detto Lucio Dalla. Nel mondo del tifo c'è aggregazione, c'è fratellanza, c'è solidarietà, c'è amore per la propria terra, cittadinanza attiva nel vero senso del termine, c'è di tutto. Ma loro ci vedono solo quello che vogliono vedere, quello che serve per giustificare gli stati militarizzati, le manganellate, i tornelli, le telecamere di sicurezza, le tessere del tifoso da associare a qualche banca amica. E poi ancora nuovi DASPO, nuova repressione di cui sbandierà un'efficacia che in realtà non c'è, altrimenti non si spiegherebbe come si ritrovino a fronteggiare ancora le stesse situazioni dopo 50 anni. Poi, sulla base di questi risultati alquanto discutibili, cercano di esportare o si sentono legittimati a esportare DASPO in piazza, DASPO nel contesto urbano, repressione ovunque. Nessun investimento educativo, culturale, sociale, solo repressione, privazioni, divieti e repressioni. È chiaro, dunque, quanto c'entri il mondo ultras con Federico. All'indomani della sua triste scomparsa, man mano che affioravano i particolari, per quanto poi frettolose e maldestre fossero le smentite, che poi col tempo sono anche diventate squallidi tentativi di insabbiare la verità, gli ultras ci hanno immediatamente riconosciuto le stesse angherie, gli stessi soprusi, gli stessi abusi di potere che domenicalmente si ritrovavano a sopportare sugli spalti. Non hanno insomma avuto bisogno di aspettare l'esito del processo per capire da che parte schierarsi, non per un impeto di giustizialismo ma per immedesimazione. Federico era un ragazzo come tanti di quelli che si incrociano sui gradoni di una curva. Al suo posto, al posto sbagliato, nel momento sbagliato ci poteva essere chiunque altro. Non a caso proprio il giorno prima, a dimostrazione di quanto assurdi siano gli incroci del destino, alla stazione di Verona un ultras bresciano, Paolo Scaroni, fu pestato con la stessa brutale violenza dalla polizia, finendo in coma e uscendone vivo, anche se pesantemente segnato. Molto simile alla storia di Paolo c'è anche quella dell'ultras della Sam Luca Fanesi, che poi racconterà più tardi suo fratello. Hanno avuto molta meno fortuna invece Gabriele Sandri o Stefano Furlan diversi anni prima.
Se è vero che un qualsiasi potere politico deve preservare se stesso attraverso l'esercizio di un monopolio della violenza sulle forze che cercano di rovesciarlo, è però altrettanto vero che questo potere, quando si auto attribuisce il titolo di democrazia, di consenso civile, ha il dovere, o per meglio dire l'obbligo, di rispondere in maniera netta, senza ambiguità, dei suoi stessi eccessi colposi, come li hanno chiamati, e non di assolverli. Se no il rischio è quello di creare un delirio di onnipotenza alimentato dall'impunità. Con la retorica delle mele marce, per favore, basta, è l'ennesima facile scappatoia. Serve una pratica della verità, della giustizia, del rispetto della legge, sempre. Non solo quando c'è da applicarla a bava alla bocca, quando un ultra sta accendendo il fumogeno. Federico è dunque uno di noi, una vittima di un modo esasperato e malato di intendere la gestione dell'ordine pubblico. È stato spontaneo ricordarlo non solo per la curva ovest di Ferrara, di cui era figlio e fratello, lo hanno ricordato centinaia se non migliaia di altri ultras in ogni angolo d'Italia, da nord a sud, isole comprese, dalla Serie A fino alle categorie più basse. E il suo ricordo è diventato sempre più vivo, sempre più forte, proprio perché a questo elementare momento di memoria collettiva la risposta è stata ancora altra grottesca repressione. Il volto di Federico, impresso su bandiere, striscioni, è stato vietato più e più volte perché rappresentava una provocazione, dicevano, perché non autorizzato, o mille altre scuse. C'è chi ha preferito non entrare nel settore ospiti senza quell'immagine, chi ha pagato con multe e daspo per aver osato sfidare la censura, ma non c'è ancora notizia di qualcuno che si sia arreso. A 17 anni di distanza, mi chiedo, cos'è che fa paura a questi signori? La risposta è evidente, che in un momento storico in cui continuano a riciclarsi vecchie facce, in cui c'è gente che in politica da 30 anni si fa passare per nuova proposta, altri che vanno a raschiare voti dove prima avevano sputato, mondo ultra scompreso, non può che far paura l'idea di qualcuno che ricordi chi sono, da dove vengono e cosa hanno fatto quei signori là. Ma attenzione, questa non è una battaglia politica ma di senso civico. Abbiamo bisogno di ricordare Federico, dentro gli stadi come fuori. È nostro dovere ricordarlo, per inchiodare davanti alle proprie responsabilità chi sbaglia, per far loro terra bruciata attorno, chiuderli in un vicolo cieco senza più scappatoie, scuse o giustificazioni. Ricordare affinché prima o poi si spezzi in questa catena di lutti e prepotenze. Ricordare perché la memoria diventi monito. Ricordare perché non ci sia mai più nessun altro Paolo Scaroni, mai più un altro Luca Fanesi, mai più un altro Gabriele Sandri, mai più Federico, mai più. Grazie a tutti.